stato qui a trovarci Carmine Bonanni. Ciao Carmine. Buonasera a voi e grazie, perché stavo lentamente scivolando verso un sonno profondo, perché io alla mia età a quest'ora sono abituato ad indossare un pigiama. Ma non ti credo, con le mie pantofolette al piede, con il gatto sulle gambe, e insomma il mio unico impegno serale è lo zapping oltre le comande. Ma non è vero, perché tu ti impegni tanto, anche stasera ho visto che gironzolavi di qua di là, insomma ti sei occupato per bene anche un po' della comunicazione. Comunque, questa sera è stata una serata davvero importante, perché per quelli come me che appartengono a una generazione che ha avuto la fortuna di vivere la prima fase storica delle radio. Io ho cominciato a fare radio a 14 anni, avevo era il 76, quindi c'erano i primi esperimenti con le sale insonorizzate con i cartoni delle uova, non c'era il mixer ma un registratore a bobine, e si selezionava dal piatto 1 al piatto 2, quindi nemmeno la dissolvenza incrociata, quindi ho avuto questa fortuna. Caspita. Che però ti plasma, ti dà sicuramente una tempra che ti aiuta a resistere fino al mio lento declino che sto vivendo con voi, che mi avete accolto diciamo nella fase finale della mia storia. Allora, mia ma ti sembra in declino, Carmine Bonanni? Non posso commentare queste cose, non è vero, anzi è un giovanotto, sì. Cioè fai radio da tantissimo tempo, quindi anzi la radio deve tenerti sempre giovane, no? Io sono nato con la radio, morirò con la radio, e nel mio DNA ne sono fiero, ne sono orgoglioso, sono felice, e il mio cuore batte a mille quando ho la possibilità di esprimermi attraverso un microfono. È davvero, è importante. Voi diciamo avete avuto l'opportunità di salire in corsa nella storia della radio, io invece ho avuto la fortuna di nascere con la radio ed essere in corsa, di attraversare tutte le fasi, è davvero una cosa bella. Beh, ricordiamo anche il programma Tweet di attualità politica, insomma trattate anche temi. Sì, è una cosa noiosissima che conduco. Ma no! Il venerdì alle 19 si chiama Tweet, noi andremo in onda lunedì sera con uno speciale dedicato alla presentazione delle liste. Bene. Poi torneremo nella classica edizione del venerdì dalle 19 alle 20, e questo percorso ci accompagnerà fino all'appuntamento delle elezioni regionali. Bene, grazie a Carmine, noi siamo anche informati su quello che accade, no? Eh sì, però volevo dire una cosa. Ah, chi è? Un intruso. Voglio dire una cosa. Sto per portarvi Gianluca Capozzi. Grazie, grazie mille. Però volevo dire una cosa, nonostante tu dici che fa una trasmissione noiosa di politica, ma quando vai in diretta è sempre la stessa emozione. Assolutamente sì, però ovviamente l'esperienza, e questo lo dico senza falsa modestia, mi aiuta anche molto a gestire una qualsiasi emergenza del momento. Certo. Quindi la politica è anche fatta di personaggi di spessore, ma anche di altrettanti personaggi davvero poveri, difficili, quindi anche riesci da gestire in qualche modo a tirarne fuori un prodotto ascoltabile, spero almeno. Penso proprio di sì. Sì, è verissimo. Grazie mille. Un ultimo appello: alle prossime elezioni regionali votate Bonanni. Sicuro, lista Bonanni, ok. X. Va benissimo. Come molto figo il nostro ospite qui. Come si suol dire, a faccia mia, sotto piede vostra. Diciamo che al di là della bellezza è anche davvero un artista di tutto rispetto. E adesso che stiamo sistemando un pochino le cuffie, perché qui il bello della diretta, come dicevamo, è proprio questo. Ma sì, li mandiamo qui, arrivano, non sanno nemmeno perché, dove siamo, però introduciamo così, però vengono prelevati dal palco e portati qui in postazione da noi. Sì, ho visto Gaetano Gaudiero, cioè prima l'ha preso dal palco, dal giubbino, l'ha preso e l'ha portato qui direttamente. Ma di chi stiamo parlando? Perché stiamo creando anche un po' del mistero. Ho detto che è un bellissimo ragazzo. Poi facciamo così, non diciamo il nome. No. Facciamo sentire un attimo la voce. Perfetto. Parlante o cantante? Come vuoi. No, parlante, vediamo se si capisce. No, dai. Buonasera a tutti, sono Gianluca Capozzi. Ela! Siamo qui, sono stato prelevato da Gaetano Gaudiero. Insomma, che poi mi ha lasciato per patatine, per come vedi. Però siamo qui e siamo contenti, sono contento di esserci. Radio Amore Napoli è amore per tutti noi che facciamo musica per amore. Scusate, scioglilingo, ma la penso questa cosa, il mio cervello l'ha partorita veramente questa cosa. E quindi veramente sono contento di esserci in una serata del genere, perché
voglio dire, 40 anni. E beh, poi si parla di amore e libertà, che sono poi due temi che anche nelle tue canzoni spesso ovviamente. Io sono contorto, penso dell'amore e libertà, però insomma non apriamo questo file, sennò ci perdiamo parlare ora. Ma apriamolo, apriamolo! È un tabù! Vai, vai, riassumicelo, riassumilo. L'amore è una dolce schiavitù, lo sappiamo tutti. Ed è vero, siamo tutti un po' ammanettati. Quando in galera. Siamo un po' in galera, però ci piace un po' questa galera, dai. Bravo, sì, proprio la sindrome di Stoccolma, è proprio il caso di dirlo. Però Gianluca, stasera sul palco ti esibirai con un tuo nuovo pezzo. Sì, con il nuovo singolo che si chiama I miei limiti, non a caso. Insomma, ed è uscito da veramente poco tempo, da pochissimi giorni. Abbiamo il piacere di presentarlo stasera qui con Radio Amore Napoli, per la prima volta forse live. E niente, nuova avventura, stessa produzione artistica, La Rosso al Tramonto, quindi stessa etichetta, stessa voglia di far musica, di farlo a modo nostro, sperando che il modo nostro sia quello che piace alle persone. Io penso che poi i limiti tu li hai superati tante volte, direi, no? Anche con tutti i tuoi successi, sono proprio illimitati da questo punto di vista. Diciamo che non solo in musica, però in musica qualche limite l'ho valicato, anche difficilmente, anche con molto lavoro, lavorando alacremente a quello che abbiamo fatto. Ma la giocata così sta cosa. A quello che abbiamo fatto, e sì, qualche limite l'abbiamo forse spostato, ecco, perché anche perché voglio chiedere, a me mi incuriosisce sempre questa cosa, mi incuriosisce tantissimo. Il blocco dello scrittore, l'hai mai avuto? E di meno. E quindi questo è un limite, è uno dei limiti che hai superato, vedi? Oh, mamma mia, non me l'aspettavo. Vorrei in diretta. No, il discorso è che per uno che scrive canzoni, il blocco dello scrittore non è una tragedia, perché sai, insomma, scrivere una canzone ci può mettere un mese, due mesi, però uno scrive un libro, è un po' diverso, è un po' problematico, quindi noi non viviamo la tragedia del blocco dello scrittore, mentre invece che scrivere un libro, insomma, c'è una cosa, e mi rendo conto, siamo facilitati. È forse un blocco emotivo, no? Quando componiamo un pezzo, perché poi un pezzo credo che sia, io non sono adesso una cantante, una cantautrice, però magari scrivere sempre un pezzo è qualcosa di te, no? Che tu vuoi... Ma da come parli qualcosa scrivi, da sgamato. Scrivo poesie. Eccola sì. Là, voilà. Ho visto proprio negli occhi. Sì, il blocco è comunque, cioè il blocco dello scrittore è una sorta di impasse emozionale. Vero, sì. Non altro che una difficoltà in quel momento, che si spera sempre essere breve, di non riuscire a tradurre in ciò che fai le tue emozioni. E forse vuoi anche custodire un po' egoisticamente questa emozione. Non penso, perché chi scrive ha voglia di raccontarsi. Di raccontarsi. Beh, questo è vero, devo riflettere su questo punto. E poi rifletti allora, pure. E allora vedi, io sono una poetessa, come dire, ermetica. Troppo ermetica. Va bene Gianluca, io ti ringrazio e ti ringraziamo per essere state qui ai nostri microfoni. Ricordiamo a Reti Unificate, perché siamo Radio Amore, i migliori anni, Radio Amore Campania, quindi veramente quanto stasera. Amore. E tanto amore. Tanto amore stasera, spero di averne trasmesso e di riceverne da tutti coloro che ci stanno ascoltando, così come ho ricevuto il vostro affetto, che amore insomma, però come ho ricevuto il vostro affetto in questo frammento di tempo. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie. C'è l'ultima cosa, allora usciamo noi con una sua canzone, però io voglio che l'annuncia lui. Okay, la sua canzone la devi annunciare tu, allora te lo dico subito. Quale abbiamo? Parlerai di me. Io adoro. Allora sei pronto? Noi la iniziamo a mandare. Iniziamo a mandare la canzone. Vedi che l'omaggio alla regia è meraviglioso, è magnifico. No, non la mandiamo. Ma adesso dobbiamo mandarla. Dai, dicela tu. Allora, Reti Unificate, con tutto l'amore del mondo, singolo del 2005, Gianluca Capozzi con Parlerai. Questa grande famiglia, stiamo comunque dicendo la nostra e stiamo cercando di dare un contributo in più a una storia che è già radicata. Ci piace stare in questa famiglia, vero? Ci piace. Stiamo bene, ci vogliamo bene. Poi chissà bene. Come si sono trovate tutte persone che ci hanno un po' a che fare con l'amore, che ci tengono. Cioè, prendi Gaetano Gaudiero, no? Cioè, lui voglia dire, dal mattino lui, hai voglia di cose che ne fa. Che va si bene. Prodiga anche stasera Gaetano, che ci porta tutti gli artisti che vengono lì dal backstage prima e dopo l'esibizione per fare per quale intervista. Esatto, solo che nessuno gli ha detto che è gratis questa cosa che le sta facendo. Quando lo scoprirà, dai, ma
dai. Quando lo scoprirà saranno loro, però. Senti, però guarda che bella, anche la postazione, vedi, io sono poi, voglio raccontare, la postazione dei fonici lì, sì, che gestiscono anche tutte queste luci meravigliose qui al Palapartenope. Eh beh, sì. Il gioco di luce ha anche la sua importanza. Voglia, voglia. Poi devo dire che il palco è stato allestito benissimo, sembra Sanremo, quindi è fantastico. È vero, ci hanno colpito questi fiori gialli bellissimi. Sì, no, ma poi questa alternanza sta passando adesso la fotomodella, ecco, in abito rosso, quindi un attimo di silenzio, per favore. Ecco, mi riprendo. Grazie. Il pesacate, perché ecco, mi sono un attimo incantato. Allora, cara Ale, ci dobbiamo un attimino fermare, okay, ma giusto per qualche istante, poi torniamo in diretta. Ogni tanto faremo ascoltare anche quello che succede sul palco qui della Casa della Musica, dove ricordiamo a Rete Unificata vi stiamo, sì, raccontando i 40 anni di Radio Amore. Ok, a fra dopo. Pochissimo. Però io una cosa vorrei farla stasera con voi, se è possibile. Io eseguirò un brano che per noi è stato storico, però l'unico problema è che è un brano che ha le parole che sono veramente molto, ma molto difficili. Avrei bisogno da voi un aiuto a un certo punto, avrei bisogno di una vocale. Secondo voi, quale vocale potrei aver mai bisogno? Quale? No, non sento, quale? Perfetto, così non avremmo venduto neanche un disco. Ve la faccio ascoltare però come è nata, prima in italiano, poi in inglese e poi corale. Ma lì ho bisogno veramente un grosso aiuto da voi. Grazie. Dopo di una mano. Avete appena ascoltato quello che sta succedendo anche sul palco, anche per darvi l'idea che nonostante l'orario, perché ci stiamo avviando verso l'orario tardo, però sta continuando la festa sul palco della Casa della Musica, dove stiamo festeggiando i 40 anni di Radio Amore. Poi io volevo dire solo una cosa. Dimmi. Cioè, hanno messo a me il turno fino a mezzanotte, che io domani mattina alle 8 sono adesso il primo a andare in onda sul dormiglione. Ti vogliamo bene, sei un dormiglione, ma sappiamo che sai alzarti presto al mattino, per cui per te non ci sono problemi. Ho capito, però mi sa che qualcuno ci sta iniziando un po' a marciare sopra, perché stanno un po' che approfittando. Senti, ma a me piace anche un po' commentare i look della serata. Vediamo, sì, stasera questo artista ha anche un look total white, comunque anche molto molto di moda, direi. Beh sì, poi l'occhiale da sole anche ha il suo fascino ormai quando arriva sul palco. Ci sono veramente. Ci colleghiamo sul palco, lo ascoltiamo. Ascoltiamo, sì. Che cosa è l'amore mio per te? Occhio che arriva il coro, Chi sono io, oggi chi sei tu, non le scorderò mai le rose blu. E nel mondo in inglese era così: the rays of gold, bleak as in the sky, a tiny star, light of rain, your mind. All across the land, down a brand new morn, there come to pass, when a child is born. Qui ho bisogno del coro, via! Oh, fantastica! Poco di più! Ancora di più! Benissimo, solo la destra, voi vai via! Puoi sentire la destra! Forte di più! Guardate che fra poco arriva la sinistra, occhio! Fateci sentire voi cosa sapete fare, forza! Oh. Che dire? Sì, la Madonnina, quello che volete, ma questa è Napoli, paesana, mannaggia miseria, forte! Fai così, sono emozionato, non riesco a cantare, giuro, però sto diventando bianco dalla vergogna. Occhio che adesso riprendiamo, In diretta su tutto il network di Radio Amore, vi stiamo raccontando i 40 anni di Radio Amore. È ritornato anche Ciro Tumolillo. Ciro è favoloso perché è un tuttologo. Io mi avvalgo del tutto di Ciro per chiedere un po' di. Raccontaci di questo artista fantastico. Gianni Minuti sta cantando in questo momento una canzone, prima in classifica per 8 settimane. Si chiamava, c'era Lelio Luttazzi all'epoca. In che anno, scusaci? 1975. Sa tutto, okay. Non c'eri ancora. Ti ha chiesto l'anno, no. E allora, però tu hai risposto subito.
Ciro D'Amico, ovvero il Daniel Santa Cruz Ensemble. La canzone era Soleado. Che ci fai qua? Devi andare a Sarabanda, capito? Figurati. No, ma no, perché come enciclopedia l'ho vissuta, quindi Ciro, ma infatti resta qui accanto a noi, perché ogni tanto ti chiediamo informazioni, io e il Marco Pesacane spulciamo delle notizie, così facciamo anche bella figura qui in diretta. Dani Minuti tra l'altro non è napoletano, eh? È venuto apposta da Milano a qua. Da Milano? Da Milano, sì. Pensa a te, dai, ha fatto pure il viaggetto, quindi insomma io sono affascinato, perché quando sento le enciclopedie musicali che parlano e che sanno anche della vita privata, ma di che colore ce l'ha le mutande? Ma che... prima ha raccontato delle mutande di Tozzi al Festival Bar. Hai visto? Ecco, si stava cambiando, Umberto Tozzi doveva cantare Tu, la canzone ospite del Festival di Bar, vinto poi dagli Alunni del Sole del 78. Io stavo lì, mi fecero entrare. Pensavo, tu l'hai beccato in mutande? No, e poi con il microfono, ma gli fece l'intervista. E mutande, veramente. E lui ti ha fatto l'intervista mentre era in mutande? No, no, ma c'era tutto il suo staff, mica sono da solo, come sempre. No, ma cosa sta forte allora con tutto lo staff, Ciro, scusa. C'era un sacco di gente lì dentro, quindi stavo in mutande, ma insomma, voglio dire, vabbè. Non è che stavamo soli, non ho corso nessun rischio. No, no, ok. Anche perché sei un bel pezzo di uomo, quindi magari avrebbe potuto approfittare in qualche maniera qualcuno. Vabbè, ma Tozzi è un uomo vero, una persona seria. Allora a posto. Grazie Ciruzzo, resta qui che ogni tanto. Intanto raccontiamo anche cosa sta succedendo a qui alla Casa della Musica, perché sì, c'è un bel coinvolgimento. Ma che questo sta, il ritornello, sai, la è storico. Fai sentire un po' il ritornello che sta andando. Yeah. The last one, l'ultimo. È perfetta, lo giuro. Da qua sopra, emozione a non finire. E beh, è festa, e quando è festa in musica è tutto più bello. Poi vogliamo dire una cosa anche. Spezziamo una lancia a favore della musica italiana, perché noi siamo un po' bistrattata, perché noi diciamo sempre la musica straniera è più bella, più sound, sì, più cosa, però in realtà come si canta bene, come si presta la musica italiana, questo la è stato proprio un cult. Partiamo da questo, voglio dire, ok, Alessandra Zuppetta, ok, non mi cadere sui cliché, è normale che il la vince, però insomma è bello, sotto la doccia è bello cantare una bella canzone italiana, sì, no? Che almeno capisci le parole, canti in inglese sotto la doccia, almeno i vicini si godono qualcosa, capiscono il tuo stato d'animo, invece se tu canti ma ti lasci libero, ma anche sì, non poter cantare cose, insomma. Quanto shampoo è stato bevuto per colpa di queste, di queste canzoni, veramente. Oh, c'è il nostro patron sul palco adesso, il signor Antonio Romano, che in splendida forma e grande look. Stanno arrivando gli audio 2, noi siamo in cuffia, non riusciamo a sentire benissimo quello che succede sul palco, però Ciro è ormai il nostro tutor, la nostra guida spirituale di quest'ultima ora di diretta, ci annuncia che stanno arrivando. Non metterti la cuffia, se no non senti quello che succede sul palco, Ciro. Devi farci il controcommento. Sta arrivando Gianni Donzelli da solo, senza Leon Porro. Come mai? Gli audio 1. Perché ecco, non è sentiamo venuto? Anche l'applauso, tutto il pubblico che eccolo qui, entra, eccolo qui. Entra. Audio 2, che voglio dire, anche loro se ne hanno fatta di musica, ragazzi. Sì, ne hanno fatta veramente tanto. Magari a volte è vero, ci sono degli artisti che vengono ricordati solo per una canzone o qualche canzone, quando invece hanno alle spalle un'esperienza e una discografia notevole. Assolutamente sì, loro tra l'altro l'ultimo CD risale a 2 anni fa, si chiama Mogol e Audio 2, è scritto con Mogol. Bellissimo. E questa è alle 20 questa. Bellissima. Sentiamola insieme a tutto il gruppo Radio Amore. Anche cantiamo. Gianni Donzelli degli Audio 2 sul palco della Casa della Musica per Quarantena, appena cantato alle 20. Ma non sono le 20, in realtà sono le 23:39:02:03:04. Vuoi essere sempre così precisa, Alessandra? Prendiamola fare, con filosofia, insomma, è una festa di musica. Quando il tempo passa in musica è un'altra cosa, va bene. Ci si ferma un attimo. Chi se ne frega dell'orologio in quei casi là, capito? Non ma vogliamo salutare gli amici qua che abbiamo di fianco, gli amici della Sicilia, che stanno trasmettendo tutto la festa di Quarantena anche in Sicilia. Ciao, noi ciao amici della Sicilia, ciao, noi siamo quelli di Napoli, buonasera, ciao, salve. Buonasera, ecco. Ciao.
Sì, sì, ci stanno giustamente, improvvisamente si sentono chiamati in causa. Giustamente, dicono: ma scusate, stanno facendo le loro cose anche loro, non è che stanno lì a pettinare le bambole, insomma, stanno facendo Dai, le loro facciamo cose. Facciamo un saluto, un passaggio. Buonasera, voi siete quelli della Sicilia? Noi siamo quelli della Sicilia, sì. Che piacere, che piacere. Siamo che... da molto molto lontano. Vabbè dai. Insomma, dai, però non è così lontano. Siamo vicini adesso. Sì, adesso sì, in questo momento sì. Ed è bellissimo che adesso, vedi, con la radio le lontananze non esistono, perché in questo istante siamo tutti collegati e stiamo trasmettendo la stessa cosa e vivendo anche le stesse emozioni. E infatti abbiamo vissuto le stesse emozioni stasera e ti posso dire che sono veramente delle belle emozioni, perché abbiamo visto questa collaborazione con le radio, insomma Radio Amore, e poi anche le emozioni che sono state qui durante la serata, molto molto bella, veramente molto bella. Ed è vero, si avverte, no? Questo senso di partecipazione, tutti quanti insieme per questa grande festa, 40 anni di radio non sono pochi. Eh sì, e ne parlavamo proprio con adesso con Antonio che è sul palco, lui li ha vissuti praticamente tutti questi 40 anni di Radio Amore, e sì, insomma sono passati tanti anni, però lo dicevamo anche con lui. La radio rimane, nonostante tutto, insomma, nonostante internet, tutto, la radio rimane sempre una grande passione da sentire e da fare. Assolutamente, ma poi soprattutto è vero che la radio, le nuove tecnologie e quant'altro, però secondo me c'è quel fascino insito nella radio che è un'altra storia, è un'altra cosa. Non ci uccidono neanche le telecamere. Ma perché forse c'è anche più mistero nell'ascoltare una voce che racconta qualcosa. È vero, è vero. Ma anche il fatto di essere la radio, tu l'accendi in macchina e la segui, non hai bisogno di guardarla, quindi è bella esatto. Per questo, perché la radio è misteriosa, ma è anche quella che ti fa compagnia giorno, notte, tranquillamente. Per farvi un esempio, adesso voi vi sentite tre voci di persone che stanno parlando, pensate che siamo tutti dei bruttoni, in realtà siamo tre fighi pazzeschi. È una cosa. Fate eccezione per Ciro Tumolillo, però vabbè, Ciro è lì. Ciro, vuoi dire la tua? Io sono un'eccezione, ma sono un vegliardo, quindi dove m'avvio io? Gallina vecchia fa buon brodo, Ciro, c'è sempre speranza, non ti preoccupare, l'importante è esserci. Però è bello avere questa collaborazione con sapere di essere anche in Sicilia, sapere che la Sicilia adesso è qui, quindi è bellissimo. Io vi ringrazio per soprattutto per la grande accoglienza che abbiamo avuto e per, insomma, per gli spazi che ci avete dato. Figurati, grazie. È un piacere. Grazie a te anche. Tanti auguri ancora. Auguri a noi, grazie. E allora sta continuando la serata. Poi noi fra pochissimo andremo a salutare anche noi di Radio Amore Napoli il pubblico stasera qui alla Casa della Musica. Andremo sul palco proprio a farci un attimino anche vedere, riconoscere, no? Che... Sì, questa voce ha un corpo. Esatto, che è il mio e che è il tuo. Poi il mio Ciro e tutto. Non commentiamo quello di Ciro, per piacere. Non lo commentiamo. Senti, questa musica invece è un po' più romantica adesso. Ecco, noi eravamo distratti a parlare con gli amici della Sicilia. Ciro, tu che sta succedendo sul palco? Sta succedendo che si stanno dando il cambio agli ospiti. Questa canzone è sempre un'altra canzone di Gianfranco Caliendo. Ok, ex dei Giardini Semplici. Ok. E allora ce l'ascoltiamo. Non ci si può capire niente. Parli di tutti e mai di noi. Non si può amare senza amore. Non si può avere senza dare. Sapere se mi ami o no e cosa pensi tu di me, ma non si legge nel tuo cuore. Non è mai facile senza parlare, saper comprendere quello che tu non hai mai nel tuo cuore. Abbracciavi bambole come se le volessi.
ancora un po' di tempo da trascorrere insieme in diretta su tutto il network di Radio Amore. Io sto con l'accendino acceso e che questa canzone, vedi, proprio mi fa del romantico, non lo so. Sì, vedi, è il trasporto della musica, il trasporto della musica. Ci fermiamo qualche istante e poi torniamo in diretta dalla Casa della Musica a raccontarvi 40 anni di Radio Amore. Io mentre ascoltavamo il palco, Alessandra, sì, stavo riflettendo mentre parlavamo anche con Ciro, che vedi, si incomincia a parlare di musica, poi anche tra di noi, che magari non è che ci ritroviamo a parlare chissà quanto tutte e tre insieme, però ci siamo messi là, adesso si va, si parla, potremmo stare qui per 3-4 ore. Sì, è raro e difficile, perché in realtà non ci vediamo mai, voi fate una trasmissione, ne faccio un'altra, poi magari rientro dopo un mese, cioè è proprio difficilissimo, quindi questa opportunità, questo momento c'è l'opportunità di parlare e di dialogare e anche di confrontarci. Amico mio, devi venire alle 8 del mattino, così mi trovi, capito? Devi svegliare. Alle 8 faccio un altro mestiere, assolutamente. Adesso sul palco c'è Antonio Romano che sta annunciando la prossima artista, vero Marco? Sì, sta annunciando la prossima artista e noi anzi fra pochissimo ci dobbiamo preparare, perché saremo anche noi sul palco. Fra pochissimo comunque terminerà questa diretta rete unificata. Sì, anch'io. Mi piace tanto questa cosa insieme. È bello. Poi vedi quando ci sta tanta roba, no, messa insieme, che funziona, che va lo spettacolo qui. Noi qui che stiamo cercando di raccontare anche a chi è lontano, perché ricordiamolo, ci stanno ascoltando anche dalla Sicilia, abbiamo sentito prima gli amici, quindi è bello. Reti unificate. Sì, io pensavo una cosa, dicevate prima al fatto che Gianni Minuti era uno giovanissimo, no, di spirito. Però frequentare i giovani aiuta a diventare giovani. Quelli che frequentano i ragazzi per lavoro, anche perché ti dà una mano, è difficile che tu poi crolli improvvisamente se frequenti i giovani, quindi fa bene stare. Ognuno poi racconta le sue esperienze, le sue cose, uno scambio reciproco. C'è sempre da raccontare, sicuramente i ragazzi hanno tanto spirito, tanta voglia di fare, e poi non si finisce mai di imparare. Io alla mia età ancora devo imparare. Sì, diretta sul palco. Diretta sul palco, ragazzi, perché è arrivata Sciara, adesso noi andiamo lì, quindi ci sentirete anche dal palco fra pochissimo. Perché devo dire che Sciara, tra l'altro, ha uno stile musicale molto molto particolare, molto bello, un po' introspettivo, mi piace moltissimo. E io intravedo un coro gospel. Anche un gospel, caspita. Quindi ragazzi, vi facciamo ascoltare queste emozioni, così noi andiamo anche a prepararci sul palco, ci risentiamo tra pochissimo proprio dal palco della Casa della Musica per i 40 anni di Radio Amore. Fossi presente. Assolutamente, ci tengo veramente. Sono molto affezionata ad Antonio perché, diciamo, prima di tutto è una persona e poi è un professionista. Grazie, quindi... gentilissimo, mi fai così, okay. Sto arrossendo. Ti lascio il palco, dai. Perfetto. La musica è condivisione, quindi siamo qua per questo, per amore della musica. Esiste il regno dell'alleanza, crollando i muri sparisce il terrore e vive quel sogno che ci unisce già. Pioggia di luce ora bagna il sentiero che nell'immensità
è per voi. Io dedico sempre questa canzone al pubblico perché il mio messaggio è quello di ispirare la forza di un cambiamento e spero che noi possiamo insieme raggiungere questo cambiamento, ne abbiamo bisogno. Grazie. E allora, come avete potuto vedere, noi non è che invitiamo solo vecchietti, vi sono anche i giovani, largo ai giovani quando sono bravi, e Sciara è brava e ve ne siete accorti un poco tutti quanti. Claudietta, volevo presentare qua, in un solo gospel. Claudia. Dov'è Pasquale? Già è sceso. Vieni Pasquale qua, Faggiano, cioè, lui il pianista, arrangiatore, è già andato. In un solo gospel con Simona Guida. Ciao. Claudia ovviamente subito si allontana perché lei è la perfetta indossatrice, quando la fate così si gira, se no ma no, ci devi dire anche, io so di una novità, tu stai facendo parte anche del cast di Un posto al sole, è vero? No, ho fatto qualche puntatina, ma proprio ha fatto qualche puntatina. Casting, no. Attrice, nessuno ti ha chiamato ancora a fare la sì, adesso vengo da poco dal set di Ben-Hur. Ah. Quindi una produzione americana e ho delle novità, però non posso non ancora... le possiamo svelare, insomma non è solamente l'indossatrice che va, che è bellissima, ma c'è anche un'anima artistica importante. Un applauso a Claudia Puglia. Grazie. Adesso ce ne possiamo andare. Vediamo se i ragazzi di Radio Amore, alcuni, perché gli altri sono addormentati. Ragazzi, forza su, eh? Yamma bella. Eccoli qua. Buonasera. No, allora, ragazzi, ragazzi azzardate, ma tu sei un vecchio topolone proprio della radiofonia, insomma, quindi lasciamo invece spazio ai più giovani, a Marco Pesacane, la nostra Alessandra Zuppetta. Gaudiero, ieri non conosce a Gaudiero, dai, anche lui una vecchia volpe della radiofonia. Vi lascio un attimo il microfono a voi, loro sono lo staff di Radio Amore Napoli, la radio più sul pezzo, più di informazione e più giovani. Ragazzi, buonasera a tutti, salve. Gaetano Gaudiero è quello giovane dentro, poi tra le altre cose sono dentro, esatto. Buonasera a tutti. Buonasera. E noi siamo i più giovani effettivamente come gruppo. Siamo come l'ultima sorellina, quella che è arrivata da poco e che però si occupa molto del territorio, quindi di Napoli. Quest'anno abbiamo messo a segno un sacco di centri, di successi, perché siamo stati la radio ufficiale insieme a tutto il gruppo degli eventi più importanti a Napoli, dalla Notte Bianca al Vomero, quella di Piazza Dante, Cioccolanda ancora al Vomero, adesso la Fiera della Casa. Insomma, siamo una radio che si occupa del territorio, non ci interessa fare i milanesi, amiamo la nostra città e vogliamo occuparci della nostra Napoli e soprattutto raccontare poi quelle che sono anche le cose belle della nostra città, perché siamo perfettamente consapevoli che troppe volte veniamo presi di mira nel modo sbagliato, veniamo presi di mira sempre con i soliti cliché. Allora, quando capita quella cosa bella che magari è anche un po' nascosta, ci piace andarla a trovare, accendere una luce, no, su questa cosa. Questa luce, tra l'altro credo di interpretare il pensiero di Lorenzo Finelli, di Alessandra Zuppetta. Lorenzo è in onda con la lingua napoletana, con un quiz sulla lingua napoletana, Napolimania Quiz, dalle 13 alle 14. Poi c'è Alessandra Zuppetta che è in onda con Beauty Love, vari buonasera, appuntamenti durante il giorno, da mezzogiorno a poi ancora nel pomeriggio. Poi c'è Ciro Tumolillo che ci ha tenuto compagnia un sacco di domeniche con grandi big della canzone italiana e non solo nel suo salotto radiofonico. Poi ci sono io che sono in onda invece tutte le mattine dalle 10 alle 12 e Marco che vi dà la sveglia invece dalle 8 alle 10 con i dormiglioni. E insomma, siamo da Radio di Napoli. Tra l'altro il claim, lo slogan del gruppo Radio Amore di questa sera, il backdrop che ospitava le foto con tutti gli artisti, era 40 anni di radio libera. I dati d'ascolto danno ragione alla radio locale, alla radio libera. I network sono in discesa, la radio locale in salita. E questo è merito del pubblico che questa sera a Casa della Musica. Vorrei solamente aggiungere, Gaetano, in realtà è un ringraziamento, perché io ringrazio veramente pubblicamente Antonio Romano e l'editore di Radio Amore Napoli, Luigi De Simone, perché diciamo la verità, vivere la radio insieme, lavorare insieme ad un gruppo così importante che ha fatto dell'amore e della libertà quelli che sono, come dire, condizioni essenziali per il vivere, e 40 anni di amore, di lavoro, di passione, direi che è un traguardo
notevole, quindi io sono onorata di far parte di questo gruppo, grazie. Sì, no, qui ho la storia della radio che è Antonio Romano, c'era una canzone di Eugenio Finardi che diceva amo la radio perché vive tra la gente, se la radio è libera, ma libera veramente, piace ancora di più perché libera la mente. È Eugenio Finardi, quindi no, non lo dicevamo noi. E allora dobbiamo a persone come Antonio Romano se noi esistiamo ancora nonostante i network. Lasciamo il palco perché c'è un sacco di gente che deve cantare. Di Gennaro ci sta cazziando. L'ultimo ringraziamento a un tuo socio che è Luigi De Simone, quindi grazie perché lui ha costruito tutta la squadra. Aspetta. Di Radio More Napoli. E un ringraziamento a tutto il nostro reparto staff tecnico, e quindi Lorenzo Maggio, Danilino San Esposito, Francesco Fedele, Francesco, insomma un po' tutto lo staff tecnico di Radio More Napoli. Grazie. Però, aspetta, Antonio, grazie Daniele. Ragazzi, un'ultima cosa, dovevo fare il selfie dal palco. Venite qua perché mi tenete le mani su, io sono un po' malato, sono quello che ci tiene a queste cose. Venite qua, più vicino a me, aspetta che ovviamente mi si sono spostate le impostazioni del telefonino. Mani su per favore, mani su per l'amore, mani su. E allora, ci siamo venuti per metà, prendi questi altri qua. Ragazzi, siamo troppi, ma siete meravigliosi, grazie, ciao. Bene, allora proseguiamo rapido. Giustamente, Angelo. Andò, devo dire che il momento più bello è quando si hanno girati le spalle. Che meraviglia, il bello della diretta, a dimostrazione del fatto che tutto lo staff di Radio More Napoli vi ha tenuto compagnia in queste ore per raccontarvi i 40 anni di Radio More, di tutto il gruppo Radio More. Abbiamo fatto il nostro saluto sul palco, devo dire che il pubblico, nonostante l'orario, è ancora bello attivo. Devo dire che mi sono anche un pochino emozionata, perché effettivamente far parte di un gruppo così importante dopo 40 anni, insomma, di carriera, direi, mi fa emozionare. Fa emozionare perché se siamo qui, se Radio Amore dopo 40 anni è ancora così, non è cambiata nel tempo ed è diventata un marchio, una garanzia per tanti artisti, per tanta musica, per tante realtà, un motivo ci sarà. E insomma, ma sta anche nel nome, secondo me, Radio Amore. Esatto, si può vincere se ci crediamo, vincere, l'importante è non mollare. Bene ragazzi, noi dobbiamo salutarci, ci salutiamo e vorremmo fare un ringraziamento per elencare tutte le persone che hanno realizzato questa diretta. Siamo stati veramente tantissimi. Tutto lo staff tecnico, iniziamo da loro che sono stati veramente eccezionali. E tutti i tecnici, Gennaro De Rosa e tu, Francesco Fedele, se li ricorda tutti. Mi ricordo tutti, c'è una memoria di ferro, e tutti i colleghi che ci hanno preceduto ovviamente nelle dirette. Io direi veramente un saluto speciale, un ringraziamento ad Antonio Romano, agli amici della Sicilia che stanno trasmettendo lì in Sicilia tutto ciò che accade qui, raccontando. E salutiamo tutta la Sicilia che ci ascolta anche in questo momento. Luigi De Simone, il nostro editore di Radio Amore Napoli, e ringrazio anche te, Marco Pesacane, per avermi fatto compagnia. Lo sai, è sempre un piacere. Grazie a te, Alessandra Zuppetta. Noi torniamo domani ovviamente su Radio Amore Napoli in diretta 90.8, www.radioamorenapoli.it, dalle 8 del mattino. Apro io la radio con i dormiglioni, quindi vi aspetto domani mattina. Adesso vado a fare una pennichella, ci ritroviamo tra poco. E allora buonanotte. Buonanotte a te, buonanotte a tutti quanti voi, e grazie di esserci stati. Auguri Radio Amore.